sicurezza e nella tranquillità, e soprattutto piccoli greggi devono saper cogliere. Noi siamo un piccolo greggio e ci dobbiamo difendere, tutelare. Spero che l'anno prossimo potremo celebrarla nel tempo dovuto, ma ci affidiamo alla Divina Provvidenza. Per noi è importante ritrovarci come Chiesa, col Presbiterio, e attingere con rinnovata fede alle sorgenti della salvezza e alle sorgenti della grazia. E allora, sentendoci piccolo greggio che rappresenta e porta qui tutta la nostra diocesi, ci accingiamo a vivere i divini misteri, riconoscendo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli e santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di me.
Dal libro del profeta Isaia. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte, egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e mia roccia della mia salvezza. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era, che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con tutti voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Gloria a te. La messa crismale è lo scrigno in cui sono contenuti i segni che accompagnano la vita sacramentale e la vita di grazia della Chiesa. Questi segni sono tutti tenuti insieme dallo Spirito di Cristo, perciò è crismale, perché è l'unzione dello Spirito su Cristo e sulla Chiesa rende vivi, validi, efficaci i segni di grazia che celebriamo nei sacramenti nel corso dell'anno. Questi segni sono tenuti insieme dall'olio profumato del crisma e sono conservati e affidati a noi
in questo scrigno che è la messa crismale. Questa messa deve essere legata in maniera indissolubile con il mistero pasquale. Perciò la Chiesa l'ha posta all'inizio del triduo, quasi come propedeutica al triduo stesso. Noi, per necessità, abbiamo conservato per 2 anni questa celebrazione all'interno del tempo pasquale e l'abbiamo posta alla vigilia della Pentecoste. Per questa unione simbolica ed effettiva tra l'olio, l'unzione, lo spirito del risorto donato alla Chiesa. In questo crisma in cui sono custoditi i segni che rendono veri ed efficaci i sacramenti, è racchiuso anche il presbiterio e tutta la Chiesa nella sua dimensione sacerdotale. Perché la celebrazione dei sacramenti ci riporta a questo munus santificandi che tutta la Chiesa vive per il suo sacerdozio. Per il sacerdozio perché il Signore ci ha costituiti un popolo sacerdotale, ci ricordava la parola. Per il suo sacerdozio perché all'interno del popolo sacerdotale ci sono i ministri ordinati che hanno di questa unzione una proprietà speciale per il loro ministero. Quindi quando celebriamo questa Eucaristia, pensando ai sacramenti, pensiamo al vero scrigno di questi sacramenti, che è costituito dalla Chiesa, e nella Chiesa il presbiterio, i sacerdoti ordinati che vivono la comunione. Vivono la comunione tra di loro e vivono per la comunione dei fratelli, per la comunione della comunità cristiana, per la comunione della Chiesa, per la comunione del mondo in cui la Chiesa si trova a testimoniare il Vangelo. Il presbiterio vive in comunione per la comunione. E la Chiesa vive in comunione per essere segno di unità di tutto il genere umano. Tornando a questo scrigno in cui sono contenuti i simboli, i segni, ecco, consideriamoli come un distillato del mistero pasquale a partire dall'orto degli ulivi. Perché la cena del Signore, ecco, è uno scrigno nello scrigno. Invece si incomincia a distillare la salvezza a partire proprio dall'orto degli ulivi. Dall'orto degli ulivi al giorno di Pentecoste è tutto il tempo in cui Cristo, vero Dio e vero uomo, porta a compimento nella sua carne e per la carne dell'umanità l'opera della salvezza. E allora quando pensiamo a questa celebrazione, a questo scrigno crismale, pensiamo a questo tempo di distillazione nella sofferenza, nell'offerta, nell'oblazione pura e santa di Cristo al Padre per l'umanità. Tutti sappiamo che Getsemani significa frantoio oleario, perciò mi piace far iniziare lì questa distillazione, questo distillato che diventa segno
diventano segni, diventano simboli, diventano segni e simboli efficaci nella celebrazione sacramentale. Cristo sofferente. Cristo che prende su di sé la sofferenza dell'umanità. Stiamo vivendo, riconosciamolo, non ci nascondiamo, non ci illudiamo, non facciamo finta che non ci appartenga la sofferenza dell'umanità. E in questo tempo la sofferenza dell'umanità si è avvicinata a tutti noi. Chi cerca di distanziarsi dalla sofferenza, ecco, fa un'operazione disumana. Chi cerca di distanziarsi quasi per esorcizzare dalla propria vita la sofferenza fa un'operazione non cristiana, non evangelica. Cristo ha lavorato per l'umanità nella sofferenza e nella morte. Questo tempo in cui abbiamo visto e stiamo vedendo la sofferenza e anche il buio della morte distendersi sull'umanità, è tempo in cui ricomprendere il lavoro salvifico di Cristo nella sofferenza e nella morte. Un prima e un dopo non ci può appartenere. Noi siamo gli uomini e le donne dell'oggi, per cui attardarsi sul prima, anche sugli errori del prima, oppure fantasticare sul dopo, che faremo dopo, è fuorviante, ma è fuorviante dal mistero di Cristo, è fuorviante dal mistero della Chiesa, è fuorviante dal mistero della vita di ciascuno di noi. Cristo ha lavorato nella sofferenza e nella morte. E lavorando in queste condizioni ha reso sofferenza e morte strumenti di salvezza. Non fantasticava sul dopo, né aveva nostalgia del prima. E quando nella sinagoga di Nazareth abbiamo ascoltato, dopo aver letto Isaia, che lo presenta come l'unto del Signore, dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Egli in quell'oggi poneva quanto stava vivendo, quanto si accingeva a vivere, quanto avrebbe vissuto nella sofferenza e nel buio della morte. Quell'oggi ci appartiene. Però c'è una differenza non di qualità, una differenza di compimento. Quell'oggi che è totale in Cristo, perché Lui è l'oggi della storia, fa sì che noi diventiamo delle schegge. E questa è la seconda immagine che voglio lasciarvi per aiutarci l'uno con l'altro. Dallo scrigno alle schegge, o un termine forse più che ci può essere familiare, frammenti. Ma quando il male dilania la società, ecco, più che frammenti diventiamo delle schegge. E sta a noi non essere schegge impazzite di orgoglio e di individualismo, e invece diventare frammenti di una totalità della presenza dell'azione di Dio. Attenzione che il Kairos, il tempo opportuno, il tempo di salvezza, il tempo di grazia, ecco, si presenta in queste schegge che diventano frammenti di salvezza, per cui il nostro oggi è l'oggi dell'Eucaristia. Il nostro tempo è tutto tempo eucaristico,
non solo perché Egli è sempre con noi, non solo perché diventa il cibo del viandante, il cibo del cammino, ma anche perché è capace questa presenza eucaristica di trasformare le schegge in frammenti e ogni frammento ha con sé la pienezza dell'azione di grazia del Signore. Quando pensiamo al frammento dell'Eucaristia, pensiamo che quel frammento viene da una scheggia che è esplosa per un atto di amore del Figlio di Dio e per un atto di violenza, di tradimento, di menzogna dell'umanità. E non è facile distinguere nel momento in cui esplode l'atto di amore dall'atto dell'odio e della violenza. Ma l'importante però è che quel frammento esploso dall'atto d'amore e esploso per l'atto della violenza diventi un segno che ha tutta la pienezza della presenza di Cristo. E così anche i nostri giorni, i nostri momenti non diventano kairoi, tempi opportuni perché sappiamo cogliere l'attimo. No, diventano kairoi e tempo opportuno perché in quell'attimo che è frammento, che è scheggia, noi ci sentiamo avvolti dalla pienezza della presenza e dell'azione di grazia di Cristo. Così si lavora nella sofferenza, così si lavora nella morte. Altrimenti andremo incontro alle schegge impazzite, che come quelle delle bombe feriscono e uccidono. Invece i frammenti della pienezza della presenza nutrono, sostengono, consolano. Se il nostro tempo è eucaristico, a maggior ragione la nostra carità deve essere eucaristica. La carità che è eucaristica, non solo che nasce dall'Eucaristia, ma che si vive in maniera eucaristica. Io frammento che contengo la pienezza della presenza e dell'azione di Cristo mi avvicino al frammento del fratello che anche lui porta con sé la pienezza della presenza di Cristo. E nell'essere frammenti fragili, nell'essere risultati di schegge per una bomba che è esplosa o per un atto di amore che è andato oltre quello che si poteva pensare, diventiamo pane, corpo, unità. E questo lo facciamo fra noi credenti che ci cibiamo dell'Eucaristia e lo facciamo con tutti i fratelli e le sorelle del mondo. Perché la vita eucaristica, il dono eucaristico, non ha allergie. Non cerca il simile. Non cerca chi condivide fino in fondo il tuo pensiero. Il pane eucaristico non è allergico all'umanità. È il verbo incarnato che trasforma il pane in verbo incarnato. Non c'è allergia né col pane e né con l'umanità né con la carne umana. Per cui la nostra vita eucaristica, che ci fa vivere il tempo in maniera eucaristica, non può conoscere allergie verso la carne dell'umanità. La terza immagine che vi invito a ricordare, dopo scrigno, scheggia, è l'essere scossi. Noi siamo, non tutti, quelli più che ricordano meglio hanno vissuto, ma penso molti di noi, no? Noi abbiamo vissuto la solidarietà dopo le scosse del terremoto. Ma è durata poco. È durata poco. Quasi quanto le scosse.
Invece, adesso siamo tutti scossi, non ci nascondiamo, né ci mascheriamo di una sicurezza che tante volte è falsa, sicurezza umana, sicurezza umana. Allora, la carità eucaristica di chi vive il tempo in maniera eucaristica, che non è allergica alla carne dell'uomo, alla carne dell'umanità, deve imparare la solidarietà degli scossi, degli animi scossi, delle vite scosse, delle personalità scosse, incominciando da noi. Non è che pensiamo che la pandemia ha messo in disagio solo gli adolescenti, i giovani, gli anziani. Siamo tutti scossi nel cuore. E lo scotimento del cuore e dell'anima fa in modo che non riusciamo a connettere le relazioni, perché questo è poi il risultato dello scuotimento interiore. Come le pietre di una casa o le colonne di un solaio, dopo la scossa non si connettono più, non trovano il loro posto. Ecco, noi nella solidarietà che nasce dalla carità eucaristica dobbiamo riconoscere di essere tutti scossi nel cuore, ma che abbiamo il dovere morale, evangelico, cristico, perché noi sacerdoti soprattutto, ma tutti, ci conformiamo a Cristo, di ritrovare la connessione tra gli scossi. E da vigliacchi, in questa situazione, dare l'ultima spallata a un fratello che è scosso. Perlomeno cerchiamo di rimanere fermi. Se non riusciamo a sorreggerci l'uno con l'altro, cerchiamo almeno di non dare le ultime spallate. Siamo abituati, ecco il prima, ma giusto per citare il prima, siamo abituati a sgomitare. E non vediamo l'ora di che tutto torni come prima per sgomitare ancora. Ricordiamocelo, diciamocelo, annunziamolo. Noi dobbiamo vivere la solidarietà degli scossi. E quindi non ci è consentito mai più sgomitare. E proprio in questo momento non dobbiamo sgomitare. Ci hanno insegnato a tossire nel gomito. Noi dobbiamo insegnare ad allungare le mani verso i fratelli, se ci riusciamo. Ma il gomito rimanga fermo. Rimanga fermo. Ma tutto questo non è un moralismo volontaristico, no. Tutto questo è contenuto nello scrigno della grazia. È tutto lì. Questo scrigno, che non è solo la messa crismale, ma è il tesoro di grazia che Cristo ha lasciato alla sua Chiesa e che lo Spirito Santo rende continuamente fluido, continuamente brillante, continuamente splendido, continuamente consolante. Perciò siamo qui e perciò torneremo più splendenti di speranza nelle nostre comunità. Amen. Solo i sacerdoti si vedono in pubblico.
Sediamo tutti in piedi. E ora, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti, che il Signore fonda su loro l'abbondanza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico, affidato alla mia umile persona, e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica, per Cristo sacerdote e buon pastore, maestro e servo di Dio. Per il nostro arcivescovo Pasquale preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi pastori e gregge alla vita eterna. Amen.
Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre potente, perché benedica e santifichi questo ogni nostro lavoro. E coloro che benediceranno la confessione sono interiormente consacrati e partecipi della decisione di Cristo. Alleluia.
Grazie alla preghiera di benedizione
in pace.